Ragazzi e ciao ragazze, mi presento, io sono Cinzia e oggi voglio parlarvi della nuova palette di Natasha Denona, quella che ha fatto per San Valentino la Mini Love. Ma prima di parlarvi di questa palette, se non siete ancora iscritti al mio canale, qui sotto c'è un bottoncino rosso, mi raccomando, iscrivetevi! È gratis, a voi non costa nulla e per me è molto importante e attivando la campanellina riceverete le notifiche sui miei prossimi video. E ovviamente se questo video vi piacerà, spolliciate all'insù. Ma ora passiamo alla palette. La signora Natasha Denona quest'anno ha deciso di fare solo una palettina da 5 colori, mentre l'anno scorso ha fatto una palette più grande, con una palette grande viso, con dentro due blush e un illuminante. No, un blush in crema, due blush in polvere, se non ricordo male, e l'illuminante e la palette grande con i rossetti o i lucidi o i gloss, non mi ricordo. Invece quest'anno appunto ho fatto questa, con questa palette viso, blush in crema e illuminante. Vi lascio qui la foto, io non l'ho presa perché non sono un amante dei blush in crema, quindi ho deciso di non prenderla, e il rossetto che anche quello non mi interessava e quindi ho preso solo la palette. Ora vi faccio vedere com'è la palette, questo è il pack secondario. Andiamo ad aprire a 5 ombretti con un powder apertura di 24 mesi. E questa è la palettina in questione. Guardate ragazze quanto è bella sta palette. È molto bella. È appena uscita e cosa dire? Facciamo subito un video. Quindi ora vi lascio alla realizzazione di questo make-up e alle considerazioni finali per quanto riguarda questa palettina. Allora ragazze, con un pennello da sfumatura vado a prendere il Malva Matte e lo porto appunto nella piega. Cambio pennello e prendo il colore più scuro della palette e vado a intensificare piano piano l'angolo esterno. Posiziono il colore, poi con un altro pennello vado a sfumare. Con un pennello più piccolo prendo sempre il colore più scuro della palette e lo porto sotto la rima ciliare inferiore dell'occhio. Ora con un pennello a spugnetta vado a prendere il colore più chiaro, che è un panna, e lo porto all'angolo interno dell'occhio e poi lo porto anche come punto luce sotto l'arcata sopraccigliare. Col dito prendo il colore più fucsia, diciamo così, della palette e lo porto all'angolo esterno fino a metà occhio.
con il dito vado a prendere il primo colore della palette che non vi ho mostrato, giustamente, e lo porto all'angolo, dall'angolo interno verso l'altra metà occhio. Quindi vado a congiungere i due colori. Giro il pennello, prendo il primo colore della palette e vado a intensificarlo. Makeup terminato. Questo è il risultato finito, spero che vi piaccia. Allora ragazze, cosa dire di questa palette? Come avete potuto vedere, si sfuma velocemente. Non mi ha fatto fallout, io ho già ricreato la mia base perché comunque so che gli ombretti, ho tante palette di Natasha Denona e so che sui ombretti non fanno fallout, mi sono sempre trovata bene, non ho mai avuto problemi, non mi fanno macchia, cioè sono una cosa veramente top e quindi questa è la palette, vi ho mostrato tutti i colori, tutti e 5 i colori. Secondo me è uscito un gran bel make-up, si possono ricreare però altri look con questa palette. Io l'ho fatto, ho voluto farlo così per usare tutti i colori, si possono usare anche due colori piuttosto che tre, non è necessario usarli tutti. Io ho preferito fare così per mettere alla prova appunto, visto che mi è appena arrivata, e ho deciso di provarla subito con voi, quindi li ho usati tutti. Devo dire che gli shimmer utilizzati con una spugnetta come questa, avete presente i classici, e questo adesso lo devo pulire, avete presente i classici pennellini con la spugnetta che di solito buttiamo? Ecco, in questo caso con gli shimmer servono tantissimo perché come potete vedere serve per mettere, se non volete mettere tutti gli ombretti shimmer, ma il punto luce preso con quel pennello è veramente una bomba. Quindi ragazze, la palette mi piace tantissimo, se siete amanti dei rosa ve la consiglio, io adoro i rosa, e quindi top Natasha anche quest'anno, anche se preferivo una palette più grande. Quindi ragazze, cosa vi consiglio? Se vi piacciono i rosa prendetela, è veramente toppissima, e vi mando un grosso bacio e ci vediamo al prossimo video, ciao!